Vai. Soñé que no volvías, que no llegaba a tiempo, quizá tu despedida. Las lágrimas saladas bajaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños que moría. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en los escombros de este amor que me llenó de penas. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo. Fuera. Dai, non sei contento? Certo, ma forse è meglio se aspettiamo lui per festeggiare, no? Ma quando torna continueremo a festeggiare. È che i medici devono fargli ancora dei controlli prima di dimetterlo. Sai, devono essere sicuri che si sia ripreso del tutto. Nel frattempo noi... mi è venuta un'idea. Prepariamogli una bella accoglienza, tipo festa a sorpresa, eh? Sì! Ragazzi, ho avuto un'idea. Prendiamo tutto quello che può servire per organizzare sì. una festa a sorpresa sì. per noi! Sì! Sì! Che cosa succede? Non beh, è contento? Io... no, sì, certo, sono contento, sì, sì. Ho la strana sensazione che qualcuno sia geloso, senza motivo. È più che gelosia. Ti vedo così contenta per Massimo e mi rendo conto che non proverai mai la stessa cosa per me. Si può sapere dov'è finito mio marito, razza di incompetenti buoni a nulla? Non parli così, contessa. Anche noi siamo preoccupati per la fuga del conte, soprattutto dopo il miglioramento. E che me ne faccio io di un marito sano se è scappato? Lei ha ragione. In effetti lui non può andarsene in giro senza le cure mediche di cui ha bisogno. Potrebbe avere una ricaduta, peggiorare di nuovo. E sarebbe colpa vostra perché lasciate le porte dell'ospedale aperte. Siete dei pazzi! Contessa, non siamo in un carcere. Se il conte se n'è andato è perché ha voluto farlo. Oh, ma che bravo! Come le riesce facile lavarsene le mani? Ma chi vi credete di essere? Non tirerò fuori neanche un centesimo per questo pessimo servizio. Non pagherò certo. niente, neanche quelle cose che gli avete dato lì, neanche le iniezioni, come ha capito? Qui. E ringrazi la mia generosità, perché non mi va di creare uno scandalo andando a raccontarlo alla stampa. Dovrebbe vabbè. Baciarmi i piedi. Mi può firmare qui. L'uscita del conte? Dove? Qua? Sì. Sì, qui. Le auguro buona fortuna, spero sì. che lo ritroviate presto. Mi scusi, ma adesso devo andare a vedere dei pazienti. Certo, controlli che non scappino, buono a nulla. Dov'è questo stupido? Dove si è? No! Sarà caduto tra le braccia della serva. Oh. Guarda, guarda come brillano. Riflettono mille colori questi diamanti stupendi. Sì, sono stupendi. Oh. Ora basta! Basta, Boniglia, dobbiamo metterci al lavoro. Prima di tutto li dobbiamo nascondere. Dopodiché facciamo la denuncia all'assicurazione. Poi riscuotiamo. E infine, ops, riappaiono come per magia. Sì, ma non hai calcolato una cosa. La polizza l'ha firmata nostra figlia. E allora che c'entra? Le prendo un documento e mi spaccio per lei. Tanto siamo identiche. Dio duro. Shh. Sì? Mamma, Massimo è scappato dalla clinica. Che ne so, di sicuro è scappato con la serva. Impossibile, figliola. La serva è qui che starnazza come un'oca da quando sa che Massimo è guarito. Dove sarà finito tuo marito? Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente è che sia andato da qualche sua amichetta. Ma è uno spudorato, che orrore. Non mi interessa dov'è, l'importante è che non stia con Flor, tanto è ridotto uno straccio. Mamma, non mi importa dove è andato a finire lui, voglio sapere dove sono i gioielli. Sono spariti davvero, tesoro, è terribile. No, stavolta Lorenzo ha superato ogni limite. Vuoi ci pensa papà a eliminarlo? No, voglio pensarci io.
Senti, mamma, non dite a nessuno della fuga di Massimo, tanto torna, evitiamo un affare di Stato. Sì, tesoro. Acqua in bocca, buona fortuna. Siamo due geni, Boniglia. Sì. Che coppia! Come sta? Sei scappato di prigione o dal manicomio? Oh, bei vestiti, eh? Mani curate, unghie impeccabili. Mi sa che non hai mai lavorato in vita tua. Devi essere un riccone che è impazzito, vero? Che ti è successo? Dai, muoviti! Dai, mummia, cammina! Forza! Forme strane dentro questi ghiaccioli. Sì, belle, nel mio c'è una rana, guarda. Non vorrei scomodarvi, ma ci date una mano, c'è un sacco da fare. Non ti agitare, c'è neanche per io te, prendi. Io vado a portare un po' di vestiti al mio signore, penso che ritornerò con lui. Ah, ascolta, bene. Scusami se te ne parlo in questo momento, ma devo farlo adesso. Non voglio crearmi delle illusioni, perché so che ne soffrirei. Tu ami Massimo, io lo so. No! È così evidente, no, che lo ami. No, per me Massimo non significa niente, è un uomo sposato, non mi importa di lui, davvero. Invece per lei provo grande stima, affetto. Affetto, visto? L'hai detto ora, per me provi solo affetto e al contrario pensi sempre a Massimo, sempre, no, sempre, sempre, no, sempre. Penso come solo no? Ai sì. Miei ragazzi, penso che Massimo possa essere un buon alleato contro le un streghe. Un alleato? Ma che cosa stai dicendo? Ragiona, Florenzia, ti prego, come sarebbe alleato? Ha sposato Delfina. E vuoi sapere perché? Per diventare re di Cricoragà. Non dica così. Tu non vuoi vedere come stanno realmente le cose. Suo cugino non sta ancora bene. Che c'entra? Ormai lui è sposato e io non voglio rimanere immobile a guardare in attesa che tu dimentichi Massimo. Flor, dai, vieni ad aiutarci. Sì, dobbiamo mettere le grillanze. Tra quanto arriva? Manca poco. Per caso abiti da queste parti? No, qua no, di sicuro. Ora tu vieni con me. Ho un ponte a 5 stelle, vedrai che spettacolo. Non mi riconosco nemmeno io. Non so che mi è preso, davvero. Dai, lascia stare, tranquilla, davvero. Aspetta, ti scongiuro, non dire niente a Franco, morirei di vergogna, ti prego. No, ti ho già detto che voglio restarne fuori. Ora vado, ciao. Ehi, non mi hai ancora detto se mi perdoni per quello che è successo. Non ho niente contro di te. Ah, meno male. No, davvero. Se non fosse successo tutto questo, mi piacerebbe essere tua amica. Mi stai molto simpatica. Sì, ma peccato che è successo. Ma che avrei potuto fare? Lui mi ha detto che tra voi non c'era niente, e anche tu. E poi vi scopro mentre vi baciate. Per me è stato orribile, non sapevo che cosa fare. Dai, ora basta. L'hai detto anche tu, non possiamo essere amiche. Ma per me è tutto risolto. L'unica cosa che ti chiedo è di non mettermi in mezzo. Puoi farlo? D'accordo. Allora, mi perdoni. Ah, lo sapevo. Prima o poi ottengo sempre quello che voglio. Bene, ora vado. È un peccato che non possa restare per la festa. Noi due dobbiamo parlare ancora, eh? Sì, però non si arrabbi. No. Capisco tutto quello che mi ha detto, ma per me è molto difficile togliermi Massimo dalla testa. Lo so. Però è solo una questione di tempo. Un giorno riusciremo a stare bene insieme. Sì. Beh, ciao. Ciao. Oh, mamma mia. Ragazzi, non fate così, su con la vita, dobbiamo essere felici per quando ritorna Massimo. Ma quando arriva? Sono stufa di aspettare. Ora arriva, calmatevi. Piantala di fare quello maturo, tu stai più in ansia di noi, si vede. Flor, senti, è passato troppo tempo, perché non lo chiamiamo? Sì, magari, dai, chiamalo. Mi piacerebbe, ma non ho il numero, ricordate almeno il nome della clinica? Sì, si chiama...
Santa Rita! Sì, è una santa Rita! Santa Rita, Maria! Sì.